cominciare è sempre un problema. Io sono di questa teoria che bisogna partire, poi piano piano le persone arrivano, perché se si aspetta, se arriva a tutti bisogna finire. Allora, ben arrivati a tutti, poi ben arrivati potremo via via che le persone arrivano. Noi stiamo... Pronto? Stiamo cominciando l'incontro, quindi chi può salga su. Grazie. Per iniziare cominciamo a raccontare cosa succederà stamattina. Questa mattina siamo divisi in tre gruppi. Riccardo è dovuto al fatto che gli scout sono arrivati un attimino in ritardo, però partiamo. Adesso le mamme e i bambini stanno dando i propri figli agli scout, che faranno un'attività specifica anche loro sulla fiducia. Per cui tutti i tre gruppi, noi adulti, gli adolescenti, i ragazzini e i bambini, nella stessa mattinata faranno lo stesso lavoro. Alle 12:15, 12:30, quando termineremo la nostra parte, chiameremo gli altri due gruppi e ci troveremo in chiesa, perché è l'unico luogo che abbiamo trovato scuro, a fare un'attività in cui i tre gruppi si ritroveranno insieme. Per iniziare abbiamo pensato di raccontarvi una piccola storia di vita di un giovane di 24 anni che ha deciso di vivere un pochino con fiducia il percorso che lui fa nella vita, nella strada. Per cui succede così: questo ragazzo trova per strada, a un certo punto sta facendo la sua attività, il suo lavoro, e sente verso mezzogiorno un leggero languorino, sente di avere fame. Pensa, ma mi piacerebbe mangiare qualcosa di veramente gustoso. In quel frattempo esce da un'auto un uomo bellissimo, anziano, con una bella barba bianca, dei capelli bianchi, un vestito elegantissimo e le scarpe lucide che a questo ragazzo piacevano tanto. Col suo bastone i due si incontrano, si guardano profondamente e nasce tra di loro un rapporto di fiducia. L'anziano pensando alla sua gioventù e il giovane pensando al suo futuro. In quel momento si danno un bel abbraccio, si guardano intensamente, negli occhi del giovane vengono fuori dei pensieri come negli occhi dell'anziano. L'anziano alza la mano e gli porge un pollo arrosto. L'anziano riprende il suo pallino e il giovane si mette in un parco a mangiare il suo magnifico pollo arrosto. E con questa piccola storia che noi iniziamo la nostra gola, do la parola a Giovanni, che farà la parte di moderazione tra i vari nostri invitati. E buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Abbiamo sperimentato subito la fiducia con gli occhi chiusi. Stanotte, mentre c'era un bel temporale qui, pioveva a dirotto, era tutto buio, mi è venuto questo flash di ripensare a mio nonno che era cieco, un cieco di guerra, e a quante volte lui si doveva fidare del cane guida che lo accompagnava per strada, fidarsi degli accompagnatori, fidarsi, non poteva controllare se un temporale come ieri sera ci poteva portare via il gazebo, ma fidarsi. E questo è il tema di oggi, della fiducia. Io sono convinto che ognuno di noi, nella nostra storia, nelle nostre famiglie, abbiamo sperimentato tante volte la fiducia o delle bruciature, no? Di sfiducia. Stamani noi ci facciamo aiutare da 4 realtà. Abbiamo invitato delle realtà, un brevissimo primo giro dove si presenteranno dicendo chi sono, cosa fanno. Dopodiché invece al secondo giro ci racconteranno il tema della fiducia nella loro esperienza. Allora, io farei iniziare da... Morena, giusto? Morena e Andrea, prendete il microfono, e sono poi i vostri fratelli maggiori, abitano a Milano,
apri la pizzone e fanno parte della molto comunità e famiglia. Quindi ci sembra importante subito, per chi non conosce questa realtà del mondo della comunità e famiglia, e loro ci aiutano subito brevissimamente a dirci qualcosa. Grazie. Grazie a voi, e siamo molto contenti di essere qua, nonostante la sveglia mattutina, molto anticipata per essere qua in orario da Milano. Due presentazioni, quindi di noi come famiglia e basta. Il mio dubbio è le persone, noi veniamo da una comunità di ACF e questo è lavorare di MCF è già noto. Tutti sanno che, quindi un flash per curiosare, poi c'è il sito che è pieno di informazioni, la giornata è lunga per chiedere. Perfetto. Brevissimo. Allora, noi siamo Andrea Morena e viviamo nella comunità di Villa Pizzone, in Lombardia, Milano, che è la comunità che è nata per prima, diciamo, e dalla quale poi hanno avuto origine per gemmazione e comunque per esempio tutte le altre comunità esistenti oggi in Italia. È una comunità familiare, di famiglie quindi, e in particolare Villa Pizzone l'esperienza è nata, e tuttora continua, con una fratellanza tra la comunità delle famiglie, che attualmente siamo 6 famiglie, e una comunità di padri gesuiti. Questa convivenza e questo sostegno tra la comunità delle famiglie e la comunità di religiosi, in particolare i gesuiti, però è tipica ed esiste solo nella comunità di Villa Pizzone. Le altre comunità invece non hanno questa sinergia, ma sono solo in genere comunità di famiglie. Viviamo a Villa Pizzone con i nostri 4 figli da 13 anni e adesso, dopo magari nel secondo giro, si potrà approfondire di più che qual è un po' lo stile e perché la fiducia c'entra tanto con lo stile delle comunità familiari. Andrea, aggiungi qualcosa a te di presentazione? No. Poi abbiamo Silvano e Graziella, che fanno parte dell'associazione Le Case. E quindi cos'è questa associazione Le Case? Chi siete voi? È un acronimo, è un acronimo, vuol dire comunità per l'accoglienza e la solidarietà contro l'emarginazione. È una gemmazione di ACF, perché noi abbiamo copiato circa 40 anni fa un po' lo statuto di ACF che stava nascendo a Villa Pizzone prima dell'incendio di Villa Pizzone, erano ancora i tempi degli albori, cosa di Villa Pizzone, con i volpi siamo stati in Africa vicini, nel senso che noi siamo stati in Zaire, loro sono stati in Burundi, loro sono tornati con 6 figli, 5, noi siamo tornati con 4, questa è un po' la storia. Però l'associazione di cui facciamo parte è un'associazione di fatto molto più piccola della vostra, nel senso che è localizzata qui nella zona del Valtano, di Sieve, e si occupa di casa e famiglia. Casa e famiglia per noi ha un significato specifico, che è una famiglia che vive accogliendo minori, soprattutto adolescenti, e di solito sono adolescenti, minori o adolescenti che sono o in stato di abbandono o con grossi problemi di tipo caratteriale, ragazzi che hanno avuto storie molto di abbandono per delle volte, e sono seguiti dai servizi sociali. Noi lavoriamo in stretto contatto con i servizi sociali, con il Tribunale per i minorenni di Firenze, e accogliamo nelle varie case per un massimo di 6 minori, compresi i figli naturali minorenni. Siccome siamo tutte famiglie abbastanza prolifiche, non ne abbiamo tanti di ragazzi in accoglienza, perché noi abbiamo 4 figli e siamo arrivati ad ospitarne 6 di ragazzi quando non avevamo più i nostri figli di casa. Le altre case famiglie, che sono più giovani di noi per fortuna, ne hanno o 3, perché hanno 3 figli naturali, o ce n'è una che fa eccezione, ne hanno 5, hanno sforato di un minore in più perché c'era bisogno di un posto in più, e un'altra ne ha avuto uno fino adesso, insomma. Quindi sono realtà abbastanza piccole. Sono realtà che abbiamo cercato di sviluppare per dare una risposta particolare, efficace soprattutto, sul territorio per quanto riguarda l'accoglienza di
minori particolarmente complessi. Avremo tempo dopo eventualmente di approfondire cosa ha significato. La cosa su cui volevo centrare questo, siccome è una cosa molto di prima linea, abbastanza è iniziata una quindicina di anni fa assieme ad un'associazione che faceva capo a Manitense, mondo manitense, poi per un sacco di storie, insomma, ci siamo collocati qui a Firenze, nella zona di Firenze, queste realtà sono nate cercando di prendere delle case che venivano date in gestione dalle diocesi. Il contratto che facevamo con le diocesi, adesso anche con le comunità montane, è di ristrutturare le case a costo zero per le diocesi. Per cui ce le tirano dietro queste case, perché le ristrutturiamo gratis, non chiediamo niente. E l'associazione si è organizzata attorno a questa attività, mettendo in piedi tutta una serie di servizi che sono dalla falegnameria, ci siamo specializzati nel ricostruire delle case da dare poi alle famiglie in gestione. Questa è l'altra parte del lavoro che abbiamo fatto, perché fino adesso non abbiamo trovato realtà che ci hanno dato le case già a posto, per cui sempre aggiustarci. Scusami, quante case famiglie ci sono nell'associazione delle case? Allora, siamo arrivati ad avere 5 case famiglia per minori e adolescenti in accoglienza, e adesso c'è un settore che si sta aprendo adesso, che sono le aziende agricole per attività agricolo sociale, sono altre 5 case. Quindi sono una decina di case qui nella zona, sono tutte sovrane, ognuna, e questo abbiamo copiato un po' da voi, nel senso che ognuna ha la sua fisionomia, la sua possibilità di muoversi, le sue finanze, e l'associazione serve come strumento per nei confronti degli enti pubblici, per poter interloquire con gli enti pubblici, per poter accedere ai finanziamenti, fare richieste ai finanziamenti, se non si è almeno associazione non si può fare. Siamo stati aiutati molto sia dalle regioni, sia dalle casse di risparmio, accompagnati dai vari finanziamenti necessari per le ristrutturazioni. E passo agli altri, così chiaro. L'ultima cosa, mi accennavi che sono passati 100 minori fra tutte le case famiglie, o sbaglio? No, un centinaio di minori sono quelli che abbiamo ospitato noi. Ah, voi in casa vostra? 40 anni di esperienza. Ah, no, un applauso. Di preferenza che le famiglie sono abbastanza lunghe, perché sono ragazzini che entrano il più delle volte in età appena fuori dal 5-6 anni, e poi si arriva fino a 18 e si continua anche dopo, perché sono quelli, un famoso affidamento sine die, sono quelli che non possono più ritornare in famiglia, per cui le situazioni sono incasinate, molto incasinate. Va bene. Allora, io chiederei a chi è in ultima fila, mi dispiace, ma Roberto, Vigile, Simona e compagni, se potete lasciare l'ultima fila per chi arriva, perché sennò sono in piedi. Qua abbiamo una decina di posti e quindi vi chiedo di chi è in fondo di venire avanti. Le avevo preannunciate, mi avrei messo nel mezzo e quindi così è. Voi arrivate da Verona, poi abbiamo un gruppo di Vicenza, abbiamo da Pontedera, poi da dove? Ovviamente da Milano, poi so che ci sono persone che arrivano anche da lontano. Saverio avanti, Daniele avanti, vabbè, figlioli, Simone, a te c'è il figliolo? Giovanni, Romina, venite avanti, vi fanno lasciare i posti dietro libri, perché via via sale, qua c'è le sedie. Posti liberi in fondo e davanti, faccio il posto. Giovanni, ancora qualcosa? Va bene. Va bene, non mi guidite molto. Allora, proseguiamo. Fidati. Vai. Ho messo anche la maglietta, gli utilizzati, almeno non vi addormentate la mattinata. Passiamo la parola a Patrizio. Patrizio fa parte dell'associazione Bilancio di Giustizia. E come hanno fatto gli amici precedenti, un breve flash, ci inquadri, che cos'è l'associazione? È una campagna più che un'associazione, e niente, e ci rendiamo conto giorno per giorno che questo mondo è sostanzialmente ingiusto. Scusa, passiamo un po' il microfono. Questo? Ah, scusa, dai pazienza.
Quindi questo mondo è tendenzialmente ingiusto, ce ne rendiamo conto, guardando, leggendo il giornale o guardando la televisione quando capita. Infatti, banalmente, appunto, nell'immensa torta mondiale, sappiamo di come una piccola parte si mangia gran parte della torta a scapito degli altri. Quindi questa campagna nasce 20 anni fa a partire da uno slogan di Beato Settori Pace che diceva: quando l'economia uccide bisogna cambiare. Per cui a partire dall'economia iniziare un percorso di revisione, di cambiamento della propria vita. Quindi ridurre e modificare le nostre abitudini di consumo per far sì che anche gli altri possano avere di più e possano stare meglio. Quindi che cosa ci domandiamo? Generalmente pensiamo che la soddisfazione della vita, la felicità appartenga a cose che sono abbastanza quelle che ci sono sui giornali. Se lo chiedete a qualcuno, a colleghi o amici, genitori di compagni di classe, appunto immaginate una bella casa, soldi, viaggi o posti esotici, siano cose che danno soddisfazione alla vita. Nella nostra piccola e limitata esperienza invece ci siamo resi conto di come siano importanti altre cose, per cui riuscire a costruirsi cose da soli, per esempio, e sentirsi capaci di farli, prendersi del tempo per le cose che ci piacciono, tempo per le relazioni e infine anche tempo per crescere culturalmente, per diventare più saggi, diciamo così. Quindi, che cosa ci siamo dati come strumento? Quando abbiamo la febbre ci rendiamo conto che l'abbiamo col termometro e ce la misuriamo e vediamo 37, 38, 40. Noi ci siamo dati come termometro una scheda di bilancio. Cosa vuol dire? Vuol dire che a partire da un obiettivo che ciascuna famiglia o ciascun singolo si dà, in base alla propria situazione di vita, darsi un obiettivo di cambiamento in un senso di giustizia, in direzione della giustizia verso se stessi, gli altri o l'ambiente. Quindi a partire da un piccolo passo concreto darsi questo obiettivo di cambiamento e poi dopo di questo verificarlo. Quindi nell'arco di un periodo di tempo monitorare i propri impegni e vedere quanto si riescono a mettere in concreto a realizzare. Quindi fare il punto della situazione, scegliere cosa cambiare e poi alla fine confrontare i risultati, se ci sono o non ci sono, in famiglia e eventualmente, se c'è, nel gruppo locale. Grazie Patrizio, poi ormai si integra dopo. Allora passo la parola invece a Silvia, che ho conosciuto stamattina e ci racconterà della sua esperienza di facilitatore di un gruppo d'autoaiuto. Allora, ciao a tutti, io sono facilitatrice di un gruppo di autoaiuto qui in Valtarno dell'associazione ASEVA. ASEVA è un acronimo, significa Associazione Senza Barriere, è un'associazione costituita da familiari di persone con disabilità che quindi appunto si sono messi insieme per cercare di togliere tutti i tipi di barriere. Sia architettoniche ma soprattutto quelle a livello di altro tipo, insomma, no? Per cui l'intento della SEB è quello di portare una cultura un po' diversa, una cultura della diversità, ecco, di accoglienza della diversità. Io sono una dei volontari, siamo tantissimi volontari, facciamo una serie di attività proprio belle di tempo libero con le persone disabili ed è un gruppo che ci sta aiutando innanzitutto a crescere noi come persone e che ci permette di scoprire questa fiducia di cui diceva, la fiducia di poter crescere insieme, di poterci scambiare, di poter dare ognuno all'altro, che sia una cosa reciproca, che non è che noi dall'alto andiamo e facciamo, ma che tutti riceviamo, tutti diamo, ma più che altro tutti riceviamo, tutti insieme.
in questa associazione appunto faccio anche la facilitatrice di questo gruppo di autoaiuto, che è un gruppo nato nel 2003 e di cui magari parlerò un pochino meglio dopo. E, così, insomma. Allora, siete stati bravissimi tutti e sei, quindi un bel applauso subito per... Quando abbiamo pensato questa agorà, si diceva... mi è piaciuta l'immagine dei libri, no? Quindi di questa crescita culturale. E anche noi, si diceva, si vuole un incontro che intanto ci serve a noi per crescere, per conoscere altre realtà. E quindi, per esempio, Silvano ne ho sentito parlare ma non l'ho mai conosciuto, e quindi sono occasioni poi queste per... Allora, il secondo giro si entra un po' nel merito di ogni esperienza, quindi una decina di minuti, non di più, poi mi interrompo, quindi per entrare come vivete la fiducia nella vostra esperienza. Quindi il taglio è proprio questo, di aiutarci un po' a avere fiducia nella nostra vita grazie alle vostre esperienze. Morena e Andrea. E chi arriva ora, loro fanno parte di Villa Pizzone, Mondo, Comunità e Famiglia. Sì, la comunità di Villa Pizzone è nata nel 1978, quindi 30 anni fa, 34 anni fa, e già da molti anni poi esiste questa associazione che poi è diventata Mondo di Comunità e Famiglia, che racchiude un po', fa da ombrello a tutte le realtà comunitarie che si ispirano al modello di Villa Pizzone, di cui la comunità di Figline Valdarno è l'espressione toscana, diciamo. Le comunità attualmente le comunità familiari in Italia sono 25-26, sparse in tutta Italia, la maggior parte sono concentrate in Lombardia e nel nord Italia, non per una questione di merito, ma perché c'entra, cominciando da Milano e poi ci si allarga, quindi evidentemente di lì ce n'è di più che dall'altra parte. Lo scopo delle comunità è proprio quello essenzialmente di accompagnarsi in un percorso di vita. Siamo comunità di famiglie e non comunità d'accoglienza, pur essendo tutte le famiglie delle nostre comunità famiglie aperte all'accoglienza. Prima di tutto di noi stessi, del coniuge, dei nostri vicini di casa con i quali condividiamo tanto e dove la fiducia è veramente il fondamento, condividiamo tanto, e questo vicino di casa che però è sempre molto diverso e non è come noi lo vorremmo, è sempre un rompiscatole come tutti i vicini di casa, insomma. Però appunto l'accoglienza è poi verso persone in situazione di bisogno che vengono ospitate nelle nostre case, dai minori in affido ma anche alle persone adulte. Anzi, attualmente le accoglienze si sono molto sbilanciate verso i giovani adulti, quelli che praticamente escono dalle comunità d'accoglienza perché sono maggiorelli o vicini alla maggiore età e per i quali non ci sono più rette, banalmente. I servizi sociali se ne occupano sempre meno, ma sono giovani assolutamente incapaci di proporsi per una vita autonoma e quindi uscite dal carcere, anche arresti domiciliari, insomma, queste sono le tipologie. E poi l'accompagnamento familiare dentro le comunità familiari, poi ci sono i gruppi di condivisione, i gruppi di lavoro, il modo come arriviamo ad avere come già gli amici della casa le nostre strutture che ce le tirano dietro proprio perché sono dei ruderi e poi bisogna darsi da fare per ristrutturarle, eccetera, eccetera.
magari tutte queste cose, che è un panorama vastissimo di come funzionano, girano e vivono anche nel concreto le comunità familiari di MCF, con chi ha voglia si può chiacchierare. Centrando adesso più specificatamente cosa c'entra la fiducia nel nostro stile di vita comunitario, c'entra perché è il fondamento, cioè senza una dose grandissima di fiducia reciproca non si potrebbe andare da nessuna parte. Le nostre comunità familiari sono fatte di famiglie che vivono vicine, ognuna con un proprio appartamento, un proprio stile, ma in un regime di grande condivisione degli spazi, fino a un certo punto, perché ogni famiglia ha il proprio appartamento, ma ci sono molti spazi comuni, e questi spazi comuni necessitano di condivisione di decisioni, di organizzazione, tutto quanto. La comunione dei beni, che porta ad avere la cassa comune, quindi la condivisione del denaro a partire dai propri stipendi, da tutte le entrate che entrano nella comunità, che poi vengono ripartite col sistema dell'assegno in bianco, prevedono assolutamente quindi un sistema circolatorio di condivisione di vita, di tempi, molto stretto, abbastanza radicale. E anche tutte le accoglienze dei ragazzi che sono in casa nostra, ma che sono in casa nostra ma sono anche nella casa del vicino, io ne sono responsabile, ma no, ma come ben si sa, figli accolti, questi girano e quindi sono in fondo, toccano le case di tutti. Quindi la fiducia è proprio il fondamento, talmente fondante che a un certo momento si è visto anche che la mancanza di fiducia è quello che crea i più grossi problemi nella convivenza e nelle relazioni tra le famiglie, tant'è che appunto a fine marzo in Lombardia ci è venuta l'idea di... partendo dalla necessità di confrontarci sul tema della fiducia, non soltanto sul dire ma che bello fidarsi, perché siamo tutti d'accordo, ma quali sono, come si fa a praticare la fiducia nel quotidiano. Abbiamo realizzato un seminario aiutati da padre Silvano Fausti, che ci ha condotto in un pomeriggio di sabato, e sul sito ci sono gli atti di questo seminario, che vi invito a leggere, perché Silvano, da ascoltare, è sempre meraviglioso. C'è anche il video, eh? Esatto, e ci dà degli spunti per volare veramente in alto. La fiducia come fondamento, dico 3-4 cose. Innanzitutto non è un fidarsi cieca, un po' ingenuo dell'altro, non è la fiducia ingenua che io non so quello che l'altro fa, e non è neanche fidarsi del fatto che tu sia come io vorrei che tu fossi, no? Io mi fido che tu sei così perché io vorrei che tu fossi così, mi fido che tu raggiungerai quello che io penso di te. No, la fiducia è proprio il riconoscersi insieme nello stesso cammino. In fondo noi siamo in comunità con... mica per fare accoglienze, anche, va bene, è una conseguenza, mica per mettere insieme i soldi, sono tutte cose che vengono dopo, ma in fondo è una ricerca sanamente egoistica di stare bene, di essere più felici. E questa ricerca di benessere, che è mia, della nostra coppia, della nostra famiglia, ce l'hanno anche tutte le altre famiglie, che sono lì per lo stesso motivo, e questo è il centro della... Io di questo mi devo fidare, non dell'altro, ma del fatto che tutti siamo lì per fare la stessa cosa e tutti stiamo giocandoci al 100%, facendo del proprio meglio per camminare insieme, sostenendoci in questo. Allora io non mi fido di te perché tu sei come voglio che tu sia, ma io mi fido di te perché stiamo camminando insieme, e in questo cammino insieme noi ci sosteniamo. E questo passa attraverso tante cose molto concrete, molto quotidiane. La fiducia è quindi un dono che non va meritato, è un dono gratuito che io ti do, anche se poi tu un giorno la tradirai, però non è mio il giudizio di merito. È un qualcosa che presuppone un pregiudizio positivo, spesso ci diciamo, sull'altro. A monte io ho l'idea che l'altro sta facendo del suo meglio, e se l'altro come me sta facendo del suo meglio per vivere questa vita condivisa, esigente e difficile, non posso chiedergli di più. Il suo meglio è diverso da come lo vorrei io, ma è il suo meglio, e quindi basta, non c'è più niente da aggiungere. Quindi questo pregiudizio positivo, che se l'altro un giorno ha messo il passeggino, la bicicletta, l'ha parcheggiato ancora la macchina dove ci siamo detti tante volte che lì non si fa, non è perché ce l'ha con me, non è perché non rispetta le regole. Magari diamogli fiducia che
giudizio positivo, ci sarà un buon motivo per cui l'ha fatto. E quindi prima di puntare il dito, ma tu non hai rispettato la regola che ci siamo dati, no? Possiamo chiedere a monte perché a me ha dato fastidio che l'ha parcheggiato fuori dalle righe che ci siamo detti fossero quelle previste. Allora forse il problema è mio che mi ha dato fastidio, non lui che l'ha parcheggiata fuori, che aveva forse i suoi buoni motivi. E, ecco, quindi si va verso lo spostare il baricentro da me, il mio ombelico, io sono qua perché io voglio, perché io ho bisogno, alla relazione con l'altro. Il centro è la relazione con l'altro, che, con il quale mi accompagno quotidianamente, che va preservata, che va curata, a dispetto anche di un cammino efficiente. Padre Filippo, che ha iniziato questa avventura insieme a padre Silvano Fausti e alla famiglia Volpi e poi alla famiglia Nicolai, che sono, diciamo, gli iniziatori delle comunità familiari di MCF, diceva sempre: è meglio, forse è più importante il cammino che si fa insieme che non la meta, un'efficienza decisionale su quello che si fa, no? Quanto è importante saper fare zitti e fare un passo indietro in nome dello stare assieme. Io mille altre cose, però 10 minuti sono pochissimi, e quindi, però ecco, l'ultima cosa, poi non so se andrei ad aggiungere qualcosa più tardi. La fiducia che viviamo quotidianamente è una cosa concreta, cioè quello che vorrei lasciare come immagine è proprio un qualcosa che va nei processi decisionali, come prendiamo le decisioni. Allora, se il centro è la relazione con l'altro, se il pregiudizio positivo, se lo sguardo che ho sull'altro è uno sguardo benevolo del quale io stessa beneficio ogni giorno, allora anche nelle decisioni difficili, lui accennava all'incendio nel 2001, quindi dopo circa 20 anni rotti di storia, che la Pizzone è bruciata, diciamo, per il 50%, quindi la struttura. Abbiamo avuto un enorme incendio e ci sono voluti quasi 5 anni di ricostruzione. Vuol dire che avevamo muri portanti, eravamo a cielo aperto, 3 famiglie sfollate, eccetera, eccetera, con tutto quello che comporta. Questo grandissimo lavoro di elaborazione del lutto, no? Dell'incendio dato dal fuoco e dall'acqua, e poi di ricostruzione, avrebbe potuto portare a innumerevoli occasioni di conflitto, no? E invece, appunto, l'appellarsi sempre al guardare, al camminare insieme, piuttosto che arrivare a una decisione logica. Allora ci si siede a tavolino, è evidente, A più B da C, questa è la soluzione migliore, però magari quella soluzione non è quella che viene incontro alle fatiche, alle sofferenze di uno dei membri, e quindi magari si prendono decisioni tortuose, ma per venirsi incontro. E sembra un metodo lento, però è questo il darsi fiducia, l'accompagnarsi quotidianamente, così come nella gestione della cassa comune, dell'utilizzo del denaro, e nello stile che è educativo, nello stile che si ha nelle accoglienze. Siamo tutti profondamente diversi. Se io pensassi a 12 persone, che siamo 6 famiglie, 12 persone più gesuiti, una quindicina, 16 persone, non ne potrei trovare 16 più diverse. Eppure da 30 anni ci si accompagna con questo stile che ti fa fermare un momento prima dell'arrivare alla rottura. Ci dicono spesso: ma non litigate mai. Effettivamente il litigio, no, non l'ho mai visto. Cioè, il buttarsi le cose, ma adesso la facciamo fuori. No. Perché una volta che io ho rotto la relazione con l'altro, e poi? Allora, il fermarsi prima è proprio il sintomo, il sinonimo di questo accompagnamento che mette nella relazione con l'altro il centro della propria vita. E questo si basa sulla fiducia che l'altro c'è. Abbiamo una relazione molto fraterna, poco amicale, molto fraterna, ma questa fraternità è proprio dovuta all'essere certi che le altre persone della comunità ci sono, membri della comunità con i quali io non è che uscirei volentieri a mangiare la pizza, magari, perché magari non c'è questo feeling,
non è che c'ho tanto da raccontare, ma non è questo importante. Io so che intorno a me ci sono altre 5 famiglie, ci sono i gesuiti, e in qualsiasi momento questi ci sono. Per me, per la mia famiglia, per le accoglienze, la fatica di gestire accoglienze complicate, come spesso arrivano, perché quando arrivano dalle comunità, dalla strada, piuttosto che dai carceri, non arrivano mai persone facili. Però ecco, questa consapevolezza che l'altro c'è, è lì per te, per camminare insieme. E... basta. Grazie. Invito solo a visitare il sito e davvero ascoltare l'incontro. Quello di marzo, Giovanna l'altra sera su invito di Francesco ci ha detto guardate quell'incontro di marzo, e c'è anche Morena che fa una serie di interventi. Noi ci siamo commossi in un paio di occasioni, vi ringraziamo a distanza e siete una bella coppia. Grazie. No, hanno già giocato il tempo. Ma io credo la prima cosa che volevo dire è che quando mi è arrivata questa la richiesta di venire a fare questa chiacchierata qui con voi, devo dire che sono rimasto, sono in difficoltà, perché intanto non sono molto capace di parlare. Mia moglie mi dice sempre che faccio la sintesi della sintesi della sintesi e pretendo che gli altri mi capiscano, quindi spero che oggi non sia così. E la cosa che poi mi ha lasciato un po' in difficoltà è il titolo. Io non mi ha lasciato lì, perché devo dire che per esperienza noi giochiamo poco sulla fiducia, nel senso che la diamo per scontata. La cosa su cui giochiamo molto di più è la speranza. Allora, quello della fiducia è evidente, se non c'è. Quello che abbiamo in comune è, come case, è una speranza comune. La fiducia è la conseguenza, non si può arrivare ad una perseguire un obiettivo se non c'è per scontata la fiducia. Rispetto all'esperienza loro, che mi piace moltissimo, infatti sono contento che abbiano parlato prima loro, perché ci assomigliamo molto per tanti versi. Ci hanno spiegato la strada, perché, ripeto, l'avevo detto prima a loro, noi abbiamo copiato tanti anni fa, ancora con i Volpi, abbiamo copiato lo statuto, siamo andati a prenderlo a casa loro quando abitavano ancora vicino all'ingresso dell'autostrada Napoli, sì, Venezia, la Serenissima. Siamo andati a prendere lo statuto e detto qui ci sono delle cose estremamente interessanti. Le cose interessanti che abbiamo trovato noi, e poi le abbiamo sviluppate probabilmente come un filone diverso, è la sovranità della famiglia. Noi siamo convinti, e questo l'abbiamo sperimentato in questi anni, che le famiglie, la famiglia intendo papà, mamma e figli, quindi non soltanto la coppia, ma la famiglia, ha delle potenzialità che non conosciamo, ma che sono estremamente grandi, probabilmente non le sviluppiamo neanche. A noi succede tante volte di avere delle coppie che ci vengono, delle famiglie che ci vengono a chiedere, noi vorremmo aprire una casa famiglia. E poi si fermano lì, non vanno oltre. La vediamo come potenzialità. È chiaro che bisogna fare il percorso successivo, che è abbastanza complesso, abbastanza lungo, abbastanza articolato, abbastanza difficile, anche c'è una certa professionalità, tra virgolette, la parola è molto poco bella, però ci sono delle competenze che bisogna avere quando si ha a che fare con i adolescenti, con dei minori abusati, con dei minori in difficoltà strutturale, accompagnamento, insomma, bisogna avere certe competenze. Però quello che noi crediamo è che se la speranza è quella di dare una mano a questi ragazzi, è evidente che chi lavora insieme, l'associazione che ruota attorno, deve dare fiducia a questa coppia, a questa famiglia. E così ha funzionato, fino adesso abbiamo funzionato in questa maniera. Rispetto a voi, noi non abbiamo strutture più famiglie insieme, salvo una dove abita il fratello di Ugo, il fratello di Mario, dove sono tre famiglie, ma è un po' ibrida come situazione rispetto alle nostre case. Fanno accoglienza, ma non sono, non è una casa famiglia, sono più famiglie che vivono insieme. Volevo sottolineare alcuni aspetti riguardo alle case famiglia, come le viviamo noi. Insomma, la prima cosa è la sovranità della casa, della coppia, della famiglia, che ha l'onere di essere gestore, organizzatore, sotto l'aspetto amministrativo o educativo, e ha tutte le responsabilità.
State attenti che questo purtroppo nel nostro territorio qui non succede abitualmente, perché ci sono famiglie che lavorano soprattutto con enti religiosi, ad esempio la Madonna del Grappa e Compagnia Bella, famiglie che si mettono a disposizione per accoglienza dei minori e non hanno questa autonomia, questa possibilità gestionale, decisionale, perché ci sono degli assunti, degli impiegati, dei lavoratori a servizio di una comunità. La scelta che abbiamo fatto noi è stata quella di tagliare completamente su questo versante, perché purtroppo sulle nostre spalle abbiamo più esperienze di rottura nei confronti degli enti pubblici, nei confronti dei vari organismi religiosi, più o meno religiosi, che ci hanno veramente segnato in questo senso. Noi abbiamo aperto nel 97 una casa famiglia, un centro per minori e adolescenti a rischio in alternativa al carcere, accettando di andare a vivere in una casa del comune. Bellissima esperienza, casa molto bella, avevamo lo stipendio, veramente stavamo bene. Dopo 3 anni ci hanno detto: lavorate molto bene, ma noi vogliamo mettere dentro qui una persona che dirige. Se viene una persona dentro qui, noi andiamo via. Una persona che dirige, che sia responsabile per conto dell'ente pubblico. Si è detto che andava tutto bene, noi abbiamo accettato di andare dentro a condizione di avere autonomia completa. Per 3 anni ci hanno lasciato fare. Dopodiché hanno detto: no, noi vogliamo avere una persona referente all'interno, che sia lei la responsabile per l'ente pubblico. Ecco, benissimo, se questa è la vostra condizione, noi ce ne andiamo via. Siamo andati via noi, sono venuti via, senza che noi volessimo, tutto lo staff di persone che lavoravano con noi, compresa la cuoca e compresa quella che faceva il pulizia. Tanto perché purtroppo sono arrivati 7 ragazzi adolescenti che hanno fatto un canario. Vabbè, purtroppo, ma questo è per dire, credo che la coppia in sé, e questo credo sia abbastanza sul filone che raccontavano prima, le famiglie in sé abbiano delle grossissime potenzialità che non conosciamo, che non abbiamo ancora abbastanza sviluppato. Non siamo solo capaci di allevare figli, noi siamo diventati ormai nonni, abbiamo 8 nipoti, quindi siamo già anche nonni. Credo che possiamo fare molte più cose, siamo in grado di fare come famiglie molte più cose e possiamo assumerci come famiglie delle responsabilità molto più grandi di quelle che normalmente siamo in grado, ci raccontano che possiamo fare. Grazie. Allora, Silvana ha puntato molto anche sul tema della coppia. Io volevo invece allargare anche alle persone che non vivono la dimensione della coppia o l'hanno vissuta e ora vivono una situazione di separazione. E anche nel mondo comunità e famiglia, nelle comunità ci vivono tante persone anche che hanno magari un padre, una madre, un figlio, quindi situazioni di questo tipo. E anche in questa dimensione penso la intendesse anche Silvana, anche questa famiglia ha potenzialità. Padre, madre, figlio, sì, sì, siano separati. Sì, insomma, comunque era per allargare il tema. Allora, la parola ora a Patrizio. Dei bilanci di giustizia, per chi è arrivato ora, della campagna per bilanci di giustizia, l'ho detto giusto? Aspetta, prima intanto facciamo un annuncio, se qualcuno ha perso questa chiave, bravo, ecco. Grazie. Fiducia e... Qualcuno è già clonata. Allora, diciamo... Quando ci è stato chiesto di intervenire a questo tipo di incontro, onestamente ci siamo chiesti, Elisabetta dice, ma cosa andiamo a dire sulla fiducia in campagna di bilanci? Perché sì, è chiaro che è un'esperienza che permea la nostra vita, ma come facciamo a pensarla all'interno di una campagna che punta molto sulla concretezza, parte dalla concretezza molto, molto stretta? E quindi io mi sono chiesto, beh, c'è una cosa importante che c'è, e mi sono detto, io conto. Cosa vuol dire io conto? Vuol dire che io sono, io comunque nella mia persona, nella mia famiglia, nella mia coppia, sono parte di un tutto, come appunto come la tessera di un mosaico, no? Che vista da sola è un pezzettino di pietra colorata, e nell'insieme invece poi alla fine costruisce un capolavoro, una bella immagine. Ecco, io mi sento, ho
sento questa fiducia nell'essere parte di qualcosa di più grande, aiuta anche questo mio essere, questo impegno nella campagna. Quindi essere parte di questo mosaico. Quindi io conto vuol dire che posso avere fiducia in quello che so fare, in quello in cui mi impegno. E quindi è un po' come mi era venuto in mente anche in parallelo l'effetto farfalla, no? Che è una filosofia che dice che il battito d'ali di una farfalla, un insetto insignificante, fragilissimo in qualsiasi posto del mondo, dall'altra parte può scatenare anche una tempesta per un effetto moltiplicatore misterioso che non si sa. È un po' anche l'esperienza che ci sono state raccontate oggi, c'è questo misterioso effetto moltiplicatore, no? Da un'idea iniziale che parte. Quindi fiducia è anche credere che altri come me sono importanti e sono impegnati come me, come noi, nella creazione di qualcosa di più bello, di migliore. Quindi i risultati di questo cosa sono? Sono banalmente un po', questa è un po' una lista della spesa, dei risultati che abbiamo portato in questi anni, partendo da quel termometro, da quella scheda di bilancio che dicevamo prima, che la sobrietà, comunque fare scelte che sono di un certo tipo, che hanno un valore aggiunto di giustizia per gli altri, che appaiono più costose degli altri, alla fine ci portano comunque una riduzione globale di quello che consumiamo. Scusa, tranne che la cosa che ci fa divertire di più, che nelle spese per divertimento e cultura, rispetto alla media, alla famiglia media, spendiamo molto di più. Quindi qualcosa vorrà dire. Allora, quindi, questo cosa vuol dire? Però non ci siamo fermati qua, perché un conto è fare la lista della spesa, perché fare la spesa è una parte importante in qualche maniera, ma non soltanto. Allora, ci siamo accorti, come Don ha aspettato, che a partire dai nostri consumi, dalla revisione di questi, si mette in discussione il nostro rapporto col lavoro, col tempo, col denaro e anche con la politica, con l'essere cittadini della polis, quindi del mettersi a servizio con gli altri. Quindi anche questo è un frutto un po' inaspettato. Ecco, e mi piacerebbe, poi chiaramente capisco che l'argomento è un po' complicato, volevo chiudere questo intervento con l'esperienza di una famiglia della campagna che mi è piaciuta particolarmente e che parla appunto dell'approccio appunto che hanno avuto un po' con la fiducia e col mettersi in discussione. Sì, è un libro, faccio pubblicità, no. È un libro che raccoglie, è uscito l'anno scorso, che raccoglie una serie di esperienze di famiglie che hanno vissuto la campagna e in più parla un po' della filosofia e dei risultati concreti della campagna. Con una di queste esperienze vi leggo un piccolo brano. La partecipazione alla campagna ha dato nel tempo sempre nuove conferme al nostro slogan di famiglia: siamo ricchi. Non solo in confronto alla stragrande maggioranza della popolazione, ma riteniamo di poter dire in assoluto. Il motivo non sta tanto nel nostro reddito familiare, pienamente in linea con la media nazionale, quanto nel fatto che il lavoro di analisi dei nostri consumi, che abbiamo portato avanti anche grazie alla campagna, ci ha portato a individuare cosa per noi è davvero importante, di cosa abbiamo davvero bisogno e a trovarlo prodotto in modi che riteniamo giusti o a costruircelo da solo insieme agli altri. In perfetta assonanza con il nostro slogan e anche il nostro motto, calmiamoci, sintesi familiare dell'esortazione di Alexander Langer, che abbiamo avuto occasione di conoscere e apprezzare proprio grazie di nuovo bilancio di giustizia. Seguendo questo motto, il tempo e le energie tolte ai bisogni abbandonati sono diventati voci, giochi e mani. Prove di felicità quotidiana, grazie Patrizio. Io conto, ognuno di noi conta. Fa un bello stimolo, grazie davvero. Allora, Silvia, che fa parte di un gruppo d'autoaiuto, qualcuno arrivava dopo, scrivi un brevissimo flash. Sì. Grazie. Allora, dunque, io sono facilitatrice in un gruppo di autoaiuto di familiari di
di persone con disabilità. È un'associazione qui del Valdarno, appunto, e l'associazione ASEBA, che significa associazione senza barriere, che cerca appunto di portare una cultura anche diversa della disabilità e di tutto ciò che è diversità. E questa esperienza dell'autoaiuto è nata in questa associazione nel 2003 in seguito ad un percorso di formazione all'autoaiuto che abbiamo fatto come associazione, in cui abbiamo affrontato in 12 incontri i temi importanti della disabilità, no? Per cui dalla nascita del figlio disabile ai diritti dei genitori, ai fratelli, ma anche il tempo libero, la scuola, il lavoro, ma soprattutto il tema più grosso che è il dopo di noi, no? Per cui da queste riflessioni che sono venute fuori, perché poi c'era delle persone appunto preparate che venivano e cercavano un po' di dare degli stimoli per poi poter affrontare dopo nei gruppi questi temi e tirar fuori, sviscerare un pochino della storia di ciascuno. Ecco, quello che è venuto fuori poi è stato la nascita di alcuni gruppi di autoaiuto rispetto a questo. E il percorso è continuato per alcuni, per altri invece hanno finito e alla fine siamo rimaste solo noi come gruppo, siamo sopravvissuti, no? Non per niente. E, ecco, quello che è successo poi in questi anni è stata una cosa importante, dove ciascuno ha cercato di portare anche proprio la propria storia, il proprio vissuto quotidiano della settimana. Delle due settimane noi ci incontriamo ogni 15 giorni. Il mio ruolo di facilitatrice alla fine è solo più un ruolo di chiamare tutti e dire allora ci vediamo lunedì dopo, insomma, magari si va verso l'inverno, la gente fa più fatica uscire, eccetera. E per cui il mio ruolo è davvero questo. Poi il gruppo fa di più, è il gruppo che fa la differenza, no? Per cui ecco, una bella esperienza di fiducia che abbiamo fatto è stato quando appunto nel 2008, mi sembra, Romina, abbiamo il coordinamento dei gruppi di autoaiuto ci ha chiesto di partecipare a un libro che si chiama I cerchi narranti, in cui abbiamo potuto un momentino ripercorrere il percorso appunto che avevamo fatto nel 2003, per cui ritornare un pochino sui temi fondanti del perché, no? del perché siamo qui, del cosa abbiamo vissuto, eccetera. La fatica anche di doversi mettere lì e scrivere, sono le persone del mio gruppo, persone anche di una certa età, non tutti hanno superato, cioè hanno un titolo di studio, non tutti hanno un titolo di studio tra l'altro, però il riuscire a mettersi lì e scrivere quello che era la loro esperienza è stato veramente un atto di fede davvero importante. L'abbiamo poi passato al coordinamento, che ha fatto questo libro splendido, e poi ci ha chiesto di presentarlo questo libro. E queste mamme hanno, perché principalmente sono state mamme, hanno fatto un passo oltre, perché hanno accettato, hanno deciso di leggere loro le loro storie di fronte a tutta la gente anche che era venuta a vedere. Per cui raccontare la propria esperienza leggendola, e vi lascio immaginare anche la commozione, no? Per cui in questa esperienza del donare il più profondo anche di sé, no? Ci siamo rese conto dopo che adesso il gruppo non è un gruppo che si trova nel bisogno, eccetera, ma il gruppo è diventato una risorsa importante per la società, per il territorio, perché si sono rese conto che loro possono dare davvero tanto a questo territorio, non hanno bisogno di
di chiedere, di aspettare, di... ma loro stesse possono essere, possono, sono diventate davvero una risorsa per gli altri. E questa è un'esperienza importante, del riuscire a buttarsi fuori del, e anche del, del poter vivere insieme, del, dell'affrontare insieme anche quello che, quello che è. Non è sempre una situazione facile, non sono quasi mai situazioni facili, ci sono storie di vita pesanti, forti, però ecco questa, questa fiducia nel, nella possibilità della vita, ecco, nella possibilità anche insieme. Ho avuto la fortuna di portare giù un bambinetto e ho visto i bambini. Sono i piccolini lì che impastano acqua e farina, che è una meraviglia, per cui non avevamo abbastanza fiducia in questi scout, ma sta andando benissimo. Grazie. Allora, grazie Silvia di questo racconto e davvero... penso l'esperienza dell'autoaiuto sia una cosa importante che dà fiducia, uscire dal proprio difficoltà, dal proprio dolore, dall'idea ma perché a me? Perché mi è capitata sta roba? Al dire io posso diventare una risorsa per gli altri. Quando questo è possibile davvero è una potenza e quindi addirittura l'esperienza del fatto della scrittura ancora di più. Io avrei fatto a fare un monte di domande, però vorrei sapere se qualcuno di voi ha da fare domande. Ora c'è il terzo giro che sarebbe di domande a qualcuno di loro e o a chiedere l'intervento.